Sventolano le bandiere rossonere qui al campo centrale del centro sportivo Wismara Pum House of Football, dove tra qualche istante si giocherà per la sesta giornata di andata della prima fase della Serie A femminile eBay. Rubio in due tempi, poi Benoit da schermo davanti alla difesa. Cinotti va via molto bene, prova qualcosa a metà tra un cross e un tiro, ha provato a sorprendere quella che al momento è uno dei portieri più forti assolutamente del campionato. Ritorna da Coivisto, la Samp sempre molto chiusa e attenta dietro, gioca col terzo uomo qui Cernoia, bene Renzotti trova il varco per mettere dentro il pallone che passa, quasi autorete di Pisani, attentissima a Tampieri. Sceglie Coivisto per proseguire l'azione, questa è una palla molto intelligente di prima, illuminante Ige per Renzotti sul primo palo di tacco Nadim, chiude Rum. Viene incontro Cinotti, il pallone invece verticale. Coivisto stringe, Erum ripropone. Baldi di testa ci arriva, sfila da dietro della Peruta, conclude centrale. Intelligente qui ad annusare il profumo del gol della Peruta. Di qualità qui Nadim per Ige. Ancora da destra il Milan cerca di trovare un traversone pericoloso. Coivisto prima di destro, poi di sinistro, due volte ad allontanare Pisani nell'occasione, poi Dompig con la sua velocità, esce Tampieri senza fallo, invece sì. Rubio in area di rigore, Erum, non c'è contatto, c'è però la conclusione di Nadim, la parata di Tampieri. Dompig che cerca di liberare il piede forte, Rubio dal limite, conclusione, palla fuori non di molto, applausi dei tifosi in tribuna. Renzotti, sovrapposizione interna di Ge che pennella un gran pallone lungo per Nadim, non per Chanté Dompic che va a puntare Cafferata con il mancino dentro, colpo di testa di Nadim, bello per scelta di tempo, anche stacco perfetto. Larga Sofia, Piga invece va da Dompic, 1-2, Rubio ci prova! Vuole il piede forte Sofia, torna da Rubio, della Peruta deve tornare indietro, gran giocata di Rubio, pallone dentro, non viene toccato, lo abbraccia Tampieri e intanto è stato segnalato il minuto di recupero e il pallone. Poi l'apertura sulla destra per Renzotti che prova la conclusione, si distende Tampieri e para, Renzotti sempre pericolosa. Da tanti anni nel panorama della Serie A, dove ha fatto molto bene a Napoli, poi è andata anche alla Juve con l'arrivo di Bergamaschi, un po' chiusa proprio dall'ex Milan. Cernoia d'improvviso, Arrigoni, sta arrivando anche Stokic a riscaldarsi, anche la panchina della Sampdoria intanto ha mosso 5 elementi. Ige dalla lunghissima distanza, anche lei così all'improvviso sfiora la rete, marcatura multipla proprio contro la Sampdoria. Baldi, adesso è la Samp che prova ad affacciarsi, il mancino di Erum rimbalza davanti a Giuliani che lo aspetta e lo blocca. Per Sofia, Cernoia può caricare il mancino, offre ancora a Sofia ma si chiude a riccio la difesa della Sampdoria. Renzotti arriva su questo pallone e lo spunto di Renzotti, il diagonale ancora Amanda Tampieri a distendersi e allungare le braccia, che riceve adesso il pallone da Rubio, allarga sulla sinistra per Cernoia, sempre pronta Erum a dar fastidio di testa, arriva l'incornata in terzo tempo ancora di Nadia Nadim, ancora una volta, e poi Arcangeli, giocatrice davvero importante, qui però sbaglia Ige, il mancino e la apre il Milan.